In questo video impariamo a monitorare il mal dell'esca con la app for Grapes. Come sempre partiamo dall'identificazione del vigneto premendo i miei vigneti. Vado a selezionarlo da mappa. Questo è un vigneto che ho già mappato tempo fa e quindi vado a selezionarlo premendo direttamente sullo schermo. Compaiono le informazioni. Se le informazioni non sono complete, con modifica vigneto posso andare a integrarle, soprattutto per quanto riguarda in questo caso l'anno d'impianto, molto importante, la forma del velamento, il portainnesto e tutte quelle caratteristiche necessarie per poter utilizzare poi alla fine al meglio i dati rilevati. Ma andiamo al rilievo. Andiamo al rilievo, ampelopatie principali, ecco qua, mal dell'esca. Organo rilevato, tutta la vite, quindi l'oggetto della mia osservazione sarà tutta la vite nel suo insieme, e apriamo questo contatore, il contatore fatto appositamente per il monitoraggio del mal dell'esca. Come vedete, adesso andremo a vedere i vari sintomi possibili. Allora, prima pianta, sintomi assenti, seconda, sintomi assenti, ecco, questa è una pianta che ha i tralci stentati, punti vegetativi, quindi inattivi o tralci stentati. Andiamo alla vite successiva. Assenti, 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 sintomi assenti. Ecco qua di nuovo una pianta con un punto vegetativo inattivo. Assenti, assenti. Ecco, questo è un calpo apoplettico, quindi andiamo a premere colpo apoplettico. Faccio momentaneamente fine, giusto per farvi vedere il colpo apoplettico, eccolo qua. E possiamo anche allegare la foto. Ritorniamo indietro, riprendiamo valutazione sintetica e continuiamo a fare il monitoraggio. Quindi vite successiva, sto premendo per ogni vite. Ecco, adesso sono di fronte a una vite con evidente mal dell'esca, quindi le foglie tigrate, il sintomo occupa e interessa tutte le foglie, quindi tigratura estesa. Sintomi assenti, colpo apoplettico, sintomi assenti, colpo apoplettico, assenti, assente, 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 foglie tigrate. Facciamo fine per un attimo, avanti, e vi faccio vedere dalla fotocamera. Ecco qua la chioma interessata dalle tigrature. Torniamo indietro e riprendiamo. Assenti, 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 tigratura estesa, assente. Ecco qua abbiamo una tigratura più tralci dissecati o avvizziti. Fine. Andiamo a vedere. Ecco la tigratura e i tralci dissecati o avvizziti. Una foto, così la alleghiamo al rilievo. Ritorniamo a riprendere il rilievo. Sintomi assenti, colpo apoplettico assente, 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 assente. Tigratura più tralci dissecati o avvizziti. Tigratura estesa, assente, tigratura estesa, assente, tigratura estesa. Assente, 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 tigratura, tigratura, due di fila, assente, 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 tigratura su alcune foglie, poche foglie, fine, avanti, foto, ecco, vedete, la tigratura si presenta su alcune foglie, meglio anche qua. Quindi alcune foglie, ma non tutte, quindi questo andiamo a prendere quindi l'immagine. Ritorniamo indietro, riapriamo il contatore. Come vedete, andando avanti avremo la diffusione, che in questo caso è il 25%, l'intensità del danno, che è il danno reale. Ecco qua abbiamo un colpo apoplettico, abbiamo un'altra tigratura più tralci dissecati e avvizziti, sintomi assenti, un altro colpo apoplettico, assenti, sintomi parziali, poche foglie, un colpo apoplettico, assente, assente, assente,
tigratura più tralci, quindi il sintomo misto, di nuovo un altro sintomo misto, la tigratura estesa, il colpo apoplettico, tigratura estesa. Ecco, fine. Andiamo a vedere questa immagine. Come vedete, la tigratura, il colpo apoplettico che poi ha ripreso la vegetazione. Ecco qua, l'altra tigratura con anche i tralci avvizziti. Quindi raccogliamo questa immagine. Ritorniamo al nostro contatore. Valutazione sintetica, assente, sintomi, tigratura poche foglie, assente, misti, assente, punto vegetativo inattivo, colpo apoplettico, assente, misto, assente, ecco, misto, assente. Guardate, questa è un'incidenza del 30% con un danno del 20%. Siamo arrivati a 117 piante, faccio ancora 120, è buona, un buon rilievo del mal dell'esca per avere una reale e rappresentativa presenza di questa nel vigneto. Deve poter arrivare a 400-500 viti monitorate all'interno del vigneto stesso. Adesso ci fermiamo, ma il metodo di raccolta del monitoraggio del mal dell'esca è sempre questo. Vado avanti, le mie foto sono allegate qua. Nell'ultima schermata vedo il riassunto delle informazioni, posso metterci delle note, quindi in un campo libero, altrimenti rilevare meglio la posizione per individuare esattamente in quale filare ho fatto questa osservazione, premere fine, ok.